Maria in fiori e profumi, la tua anima di sempre nuove virtù. E ponga la sua mano materna sul tuo capo. Tieniti sempre più stretta alla mamma celeste, perché essa è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni nel regno dell'aurora. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle. I nostri altari, in particolare gli altari dove c'è la statua della Madonna, un'icona della Madonna, un'immagine della Madonna, sono ricolmi di fiori, in particolare di rose. Quindi si sente questo bel profumo di rose, la devozione dei fedeli verso la Mamma Santissima in questo bel mese di maggio, così come lo definiva. Lo chiamava San Pio da Pietrelcina. Dice San Pio oggi: Maria, in fiori e profumi la tua anima di sempre di nuova virtù e ponga la sua mano materna sul tuo capo. Bellissimo questo. Noi cappuccini oggi festeggiamo un santo, un fratello religioso che si chiama Sant'Ignazio dall'Aconi del 700. L'Aconi è un paese della Sardegna. È un fraticello innamorato della Madonna, Santissima. C'è un episodio nella sua vita molto bello che fa riferimento a quello che dice Padre Pio: tieniti sempre più stretto alla mamma celeste, perché essa è il mare attraverso cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni del regno, nel regno dell'aurora. Cosa succede? Che Fra Ignazio, mentre faceva il noviziato, era di turno per la sveglia ai frati la notte, perché a mezzanotte i frati si alzavano per dire il cosiddetto mattutino, soprattutto i chierici. E allora i fratelli non chierici preparavano il catino dell'acqua per potersi lavare e i frati andavano in coro a salmodiare. Fra Ignazio quella mattina andò per attingere l'acqua e mentre saliva la scala del noviziato, noi nei nostri conventi abbiamo sempre alla fine di una scala l'immagine della Madonna. E Fra Ignazio, come vede questa immagine della Madonna, si inginocchia con la brocca d'acqua e le dice così: Mammina mia, io oggi non ce la faccio proprio più. E allora, miracolosamente, la Madonna parlò e le disse: Vai avanti, figlio mio, pensa al mio figlio Gesù che ha sofferto per te e più di te. Quelle parole per Fra Ignazio furono di un incoraggiamento che erano state la sua vita. Tutti i giorni si ricordava di quelle parole di andare avanti, incoraggiato dalla Madonna Santissima. Questo per farci capire quanto è importante la devozione alla Madonna. Noi frati l'abbiamo chiamata Madonna della Consolazione. Chissà, Padre Pio, quante volte è stato consolato da questa mamma, soprattutto quando si è trovato i momenti terribili della sua vita. Chi lo consolava? La Madonna lo consolava. Stava lei accanto a quest'umile sacerdote cappuccino che è San Pio da Pietrelcina. E lui ha attinto anche da questi nostri santi fratelli la devozione alla Madonna Santissima. Quindi noi vogliamo chiedere l'intercessione della Madonna sempre, in ogni momento della nostra vita. Coraggio, ricordiamoci quelle parole che la Madonna ha detto al fraticello sardo, Sant'Ignazio dall'Aconi. Coraggio, vai avanti, pensa al mio figlio che ha sofferto per te e più di te. Coraggio, fratelli miei, andiamo avanti con Maria, perché lei ci porta a Gesù, è quella scala meravigliosa che noi dobbiamo prendere arrivando a lei e lei poi ci porta al Signore. Consacriamoci a lei in questo bel mese di maggio, recitiamo continuamente il rosario, preghiere e soprattutto partecipiamo alla celebrazione dell'Eucaristia e alla recita quotidiana del Santo Rosario. Pace e bene a tutti.